Guerrieri, guerriere, buongiorno. Esistono scorciatoie nelle arti marziali? Esistono scorciatoie nel Krav Maga? Questo argomento è particolarmente interessante, soprattutto se volete ottimizzare il vostro tempo e ovviamente anche le vostre risorse economiche. Vediamo perché. Iniziamo con una metafora. Puoi immaginare il tuo percorso nelle arti marziali o nel Krav Maga come un percorso che viene gestito da un tassista. Cioè, tu sali a bordo di un mezzo e questo mezzo ti porta dove vuoi arrivare. Che cosa è importante sapere? È importante sapere se il mezzo è adatto e se il tassista è un tassista in gamba. Ritornando alla domanda, la risposta è sì e no. Sì, perché la scelta del mezzo giusto, quindi l'arte marziale o il Krav Maga se sei interessato alla difesa personale, devono essere commisurate al risultato che vuoi ottenere. La scelta dell'istruttore giusto è molto importante perché l'istruttore ha il grande compito di levare tutti gli ostacoli che ti separano da quello che è il tuo obiettivo di apprendimento. Quindi, facendo una metafora, il taxi è il mezzo che vogliamo utilizzare. È il sistema che abbiamo deciso di seguire e che ci condurrà a destinazione. Può essere più o meno performante per quelli che sono i nostri obiettivi. Il tassista, l'autista, è il maestro che decide come condurre questo mezzo, attraverso quale percorso facilitarci il raggiungimento dell'obiettivo. Ed è chiaramente sta a lui conoscere le scorciatoie o no. La cosa veramente importante da parte nostra, noi che saliamo su questo mezzo, che decidiamo di salire su questo mezzo, è magari stare molto attenti a che tassista scegliamo, perché altrimenti invece di portarci subito a destinazione, prima ci fa fare un bel giro della città in modo tale da farci pagare di più.